Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo, perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 40. Io restai tutta confusa, non sapevo che dirgli. La natura faceva la sua parte, si spaventava e tremava, ma vedevo il mio buon Gesù che attendeva una risposta. Se accettavo o no. Allora, vedendomi quasi costretta a parlare, gli dissi: «O divinissimo sposo mio, da parte mia sarei pronto ad accettare. Ma come si rimedierà da parte del confessore? Se non ci vuol venire di tanto in tanto, come può essere possibile che venga ogni giorno? Liberatemi da questa croce, che ci vuole il confessore per liberarmi, ed allora tutto sarà combinato tra me e voi». Allora il Signore mi disse: «Vada al confessore e domandagli l'ubbidienza, se vuole. Gli dirai tutto ciò che ti ho detto e starai a ciò che lui dice. Vedi, non sarà solamente per bene delle creature che voglio queste sofferenze continue, ma anche per tuo bene.
In questo stato di sofferenze purificherò ben bene l'animo tuo, in modo da disporti a formare con me un mistico sposalizio. E dopo questo darò l'ultima trasformazione, in modo che diventeremo tutti e due come due ceri, che messi sul fuoco, uno si trasforma nell'altro e se ne forma uno solo. Così trasformerò me in te e tu vi resterai crocifissa con me. Ah, non saresti tu contenta se potessi dire lo sposo crocifisso, ma anche la sposa crocifissa? Ah sì, non c'è nessuna cosa che da lui mi rende dissimile. Onde, quando potei parlare col confessore, gli dissi tutto ciò che il Signore mi aveva detto. E siccome quella parola che il Signore mi disse per un certo tempo, senza notificarmi il tempo preciso che dovevo continuamente stare a soffrire, fu preso da me per una quarantina di giorni, più o meno. Ed ora sono circa 12 anni che continuo a stare, ma sia benedetto sempre Dio, siano adorati sempre i suoi inscrutabili giudizi. Io credo che se il Signore benedetto mi avesse fatto capire con chiarezza la lunghezza del tempo che dovevo stare nel letto, la mia natura si sarebbe molto spaventata e difficilmente si sarebbe assoggettata, sebbene ricordo che sono stata sempre rassegnata, ma non conoscevo allora la preziosità della croce come il Signore mi ha fatto conoscere nel corso di questi 12 anni, né il confessore si sarebbe adattato a darmi l'ubbidienza. Donde così dissi al confessore, per una quarantina di giorni il Signore voleva che mi desse l'ubbidienza di stare continuamente a soffrire, dicendogli tutto il resto. Con mia sorpresa, perché io lo credevo impossibile, il confessore mi disse che se era veramente volontà di Dio, lui mi dava l'ubbidienza, che in realtà non è che non si può venire, ma piuttosto un po' di rispetto umano. L'anima mia molto si rallegrò a ciò che io potessi contentare il Signore, così risparmiare le creature. Ma la natura molto se ne afflisse nel sentirsi dato questa obbedienza, tanto che per qualche giorno fu molto contristata. Anche l'anima la sentivo molto a pensare che dovevo stare tanto tempo senza poter ricevere Gesù in sacramento, solo ed unico mio conforto. Delle volte mi sentivo una guerra fierissima in me, che io stesso non sapevo che cosa mi era avvenuto. Molte cose gli aggiungeva pure il demonio, ma il mio buon Gesù rimediò a tutto. Bene, questa meditazione, sempre collegata con quella di ieri, dove Gesù, ricordo, aveva chiesto a Luisa una grande sofferenza per risparmiare castighi e flagelli sugli uomini, sull'umanità peccatrice, risparmiarne molti. E Luisa, pur con tutte le ripugnanze della natura, di cui parla anche nella meditazione odierna, aveva accettato. E, o meglio, all'inizio di questa meditazione si mostra come accetti, appunto, tremebonda. E trema e al pensiero che, siccome il confessore andava ogni tanto, le dice di tanto in tanto, ed era l'unico che poteva liberarla dallo stato di rigidità cadaverica, almeno per qualche funzione essenziale, aveva timore, dice, ma questo non ce lo venì, già viene poco, e io poi come faccio, insomma, no? E quindi gli prendono questa serie di remore umane. E il Signore le spiega come si fa a uscire da queste situazioni, diciamo così, di crisi. So che devo fare una cosa, e mi sembra anche volontà di Dio, ma ho dei timori. Ecco, la cosa migliore è parlarne con il Padre spirituale e chiedere l'obbedienza. Obbedienza che, come abbiamo visto, il padre spirituale di Luisa concede, legandolo all'unica condizione, è un legame retorico però, che dice, se è volontà di Dio, bene, ti do l'obbedienza, fallo pure. Ecco, questo gesto fatto da Gesù è molto importante,
perché ci fa di nuovo capire e comprendere la grandezza della virtù dell'obbedienza, di cui dobbiamo parlare un pochino. C'è una costante in tutta quanta la letteratura spirituale, scetica, mistica, cattolica, che è questa. Chiunque sia, come dire, chiamata a camminare per vie eccezionali, e non dico necessariamente mistiche, eccezionali vuol dire anche, non lo so, degli incarichi particolari, delle missioni particolari, delle mortificazioni, delle penitenze, quelle del comune, deve assoggettare la propria anima alla guida di un prudente direttore spirituale. E Gesù stesso, anche quando ha contatti diretti con l'anima, si assoggetta a questa autorità e vuole che essa sia rispettata, obbedita e tenuta in suo conto. Ci sono dei casi, insomma, veramente molto pittoreschi, molto eclatanti, e io, se non ricordo male, era proprio Santa Margherita Maria che abbiamo celebrato ieri, e che a un certo punto Gesù gli chiede, credo, il fatto contingente era questo, gli chiede di fare le ore sante, proprio il giovedì sera. Lei va dalla superiora del convento, del monastero dove sta, ovviamente, come deve fare, dice, guarda che io devo fare solo la lavorazione. E questa gliel'ha negato, apre di cielo quello che è successo dentro il convento, insomma, no? Nel senso che poi il nostro Signore, qualora le obbedienze siano realmente contrarie ai suoi voleri, ovviamente escluso il peccato, che è l'unico caso in cui l'obbedienza non può e non deve essere esercitata, se la valutazione è stata erronea, ci pensa il nostro Signore. Nel caso che ho citato, ecco, insomma, dopo un po' dei guai grossi nel monastero, è stata la superiora stessa a dirgli che vuoi fare tu, vuoi fare una donazione, fanno pure due, basta che sta cosa finisce, no? E è proprio così. Quindi l'ubbidienza, perché è così importante? Perché è un modo con cui ci si umilia e appunto si sottomette l'unica fonte di tutti quanti i guai della nostra esistenza, che è la nostra umana volontà, la si blinda, la si mette al riparo. Umana volontà che può manifestarsi anche nei desideri, nelle manifestazioni apparentemente sante. E siccome quello che conta per la nostra esistenza, se questo vogliamo, è fare la divina volontà, allora non dobbiamo avere paura di metterci sotto l'obbedienza di una guida, sempre con molta calma, almeno all'inizio, senza esagerare, però deve essere un fatto reale, perché la nostra volontà risorge come araba fenice in tutti i modi possibili, non esclusi, ripeto, quelli santi. Quindi nel senso che l'anima si illude di fare quello che Dio vuole, perché pensa di aver avuto questa X ispirazione, questa Y ispirazione, questa Z ispirazione, appunto avendo l'oggetto cose sante, non lo so, di un digiuno particolare, non lo so, una certa opera apostolica, non importa insomma quale sia nel dettaglio, no? Ecco, ma perfino una cosa di questo genere, quindi una mortificazione straordinaria a scopo, diciamo così, espiatorio e impetratorio, e viene da Gesù soggettata al corso dell'obbedienza. Quindi prima virtù dell'obbedienza, che ci libera dal pericolo della nostra umana volontà anche nelle cose sante. Seconda, l'obbedienza rende più meritori gli atti che noi facciamo, nel senso che una stessa cosa liberamente scelta di fare, anche bere un bicchiere d'acqua, che sappiamo nel regno della divina volontà essere atto
suscettibile di essere santificato con l'unione al divino volere, quindi unendosi a tutti i bicchieri d'acqua che ha bevuto Gesù sulla terra. No, lo sappiamo come si fa. Però ogni cosa fatta per obbedienza, fosse anche la più scontata di questo mondo, fosse anche una cosa che io comunque farei, assume davanti a Dio una e valore immensamente più grande. Questo lo si vede bene nella vita della Madonna. Credo che si trovi nel testo della Vergine Maria, nel regno della Divina Volontà, dove si vede che la Madonna addirittura anche nelle mansioni ordinarie di una donna di casa, tipo spazzare per terra, lavare, riordinare, spolverare, lavorare al fuso e alla conocchia, come faceva lei, chiedeva l'obbedienza di San Giuseppe. È impressionante. È veramente impressionante. E questo fa comprendere la meritorietà dell'atto fatto per obbedienza. C'è un terzo elemento, che è il riparo dall'inganno del demonio e dal demonio stesso. Allora, figlioli miei cari, dobbiamo ricordare una cosa. Nessuno di noi ha una conoscenza adeguata del demonio, nessuno, neanche io, e della sua infinita, ecco, cattiveria. Il demonio campa per rovinarci. Purtroppo, ed è ben nota questa esperienza, si può insinuare anche nelle cose buone. Si può insinuare, figlioli miei cari, anche in un'esperienza mistica autentica. Si può insinuare, per esempio, anche a livelli più grandi, in un'apparizione straordinaria, mistica autentica. È possibile. Anzi, è tanto più possibile perché vige, diciamo, un principio generale, ovviamente desunto dall'insieme del Nuovo Testamento, che dove c'è Gesù, con dei disegni particolari su un'anima, si può stare tranquilli che lì c'è il demonio, sicuro. E l'altra cosa che appare evidente è che il demonio, che è comunque un cane in catena, però ha un certo margine d'azione. E il fatto che sia un cane in catena non deve certamente farci minimizzare affatto la sua azione, perché a volte Dio gli permette di spingersi molto in là nei suoi misteriosi disegni. E l'unica salvezza che noi abbiamo è l'obbedienza, perché lui riesce a simulare di tutto e di più. Ma se c'è una cosa che non riesce a simulare, perché sta proprio contro la sua natura, è l'ubbidienza. Quindi se io fossi ingannato, se io fossi da qualche parte, insomma, messo male, se apro la coscienza e ubbidisco al parere di una persona saggia e prudente, qui il demonio non ci può entrare. San Massimiliano Maria Colbe ha scritto delle pagine memorabili su questo punto, no? Dicendo appunto come l'unico limite all'obbedienza è il peccato, attenzione, oggettivo che dovesse essere comandato, e non soggettivo, spiego. Supponiamo che il superiore dice, senti, questa volta, per questa situazione, mettete una bugia e poi vedremo. E te lo desse per obbedienza, tu quella cosa non la puoi fare. Perché una bugia è oggettivamente una trasgressione, seppur lieve, ad uno dei 10 comandamenti. E non si fanno, d'accordo? Però, appunto, si tratta di ordine oggettivamente ingiusto, perché se il superiore dice, data, ti dico, occupati di questa mansione e lascia quelle che stavi facendo, ecco, se io sono convinto che le mansioni che stavo facendo sono importantissime davanti a Dio, che volontà di Dio che le faccio, e che invece questa cosa nuova che mi ha detto il superiore è una stupidaggine che non serve a niente, ecco, se io continuo in base al mio giudizio, in base alla mia volontà, alle mie vecchie azioni, non ho obbedito e dovevo obbedire. Dice, ma io ero convinto che fosse ingiusto, non fa niente, non c'è peccato oggettivo, quindi se vuoi essere sicuro di stare nei divini voleri, lascia quelle cose anche necessarie e occupati di altro.
Ma qual è il principio di questa cosa? Il principio di questa cosa è che se Dio una cosa se la mette in testa, ci farà ripensarlo il superiore. C'è un altro esempio molto significativo, no? Per esempio, una volta chiese il nostro Signore a Santa Veronica Giuliani di andare in giro per il monastero scalza. Questa richiesta è una richiesta, per chi conosce un po' di vita religiosa, come dire, atipica. Cioè, uno potrebbe dire, Signore mio, potresti chiedere un'altra cosa? Perché? Perché in un monastero, capite, in un monastero di una piccola comunità, una che la mattina si sveglia e comincia ad andare in giro scalza, unica di 10, di 15, di 20, di quante sono, è una cosa, insomma, antipatica, no? Per cui un superiore mai concederebbe una cosa del genere, ordinariamente. Infatti, quando Santa Veronica andò a dire al superiore, ha detto, te lo togli proprio dalla testa, non esiste che tu, ecco, ti metti a fare questa cosa singolare davanti a tutti, che tutti sanno, tu fai quello che fanno tutti. Risposta peraltro che è quella che si deve dare in queste circostanze. Però siccome il nostro Signore quella cosa la voleva proprio, gli ha fatto venire due piedi gonfi come due zucche, tali che non gli entrava più manco un paio di scarpe, o di quelle scarpe, insomma, strane, mortificate, insomma, che portavano in quel monastero. Quindi quello che Gesù voleva, volendolo, proprio volendolo, si è fatto. E il superiore, quando ha visto quelle cose, era rassegnato, dice, va bene, allora se questo Gesù vuole, ti do l'obbedienza di farlo. Questo è il fondamento. E voi capite che dentro tutti quanti questi discorsi, attenzione, Gesù dice anche un'altra cosa. Dice, guarda che tutta questa vicenda, queste sofferenze, vissute dall'alto in questo modo, per mezzo dell'obbedienza, non avranno soltanto il compito di stornare i castighi che la mia divina giustizia reclama a causa del peccato degli uomini, non solo questo, ma avranno anche il compito di purificare la tua anima per disporla al matrimonio mistico. Poi lo vedremo nei prossimi giorni, vedremo che cos'è e vedremo come l'ha vissuto Luisa. Allora, purificare in che senso? La nostra volontà deve essere completamente morta. Ma questo non soltanto per poter celebrare il matrimonio mistico, questa è una grazia che il Signore non concede a tutti, ma veramente questo sì, ad anime un pochino particolari. Perché se rimangono queste cose, nel regno della Divina Volontà non ci si entra. Perché nel regno della Divina Volontà, la volontà umana, non c'è più, se non, attenzione, nel senso di essere completamente sempre fusa e unita a quella divina. Senza concedere, come disse la Madonna appena concepita, la nostra volontà umana, nemmeno un atto, nemmeno uno. Questa non è una cosa che si improvvisa. E se questo non c'è, stiamo sempre al di qua, non ci entreremo in questo regno. Vedete? Non ci entreremo. Questa purificazione è dunque assolutamente e strettamente necessaria. Poi, alla fine, altra obiezione santa, ma derivante dalla volontà umana, comincia a dire, ma se dico di sì a questa sofferenza, ecco, mi vado in stato di rigidità cadaverica e poi non posso fare la comunione tutti i giorni. Ecco il classico esempio della obiezione santa. Noi sappiamo che molto più avanti Gesù avrebbe spiegato a Luisa che la comunione con la divina volontà è cosa più grande addirittura della comunione sacramentale con il corpo di Cristo, non nel senso che della seconda si possa fare a meno come travisano alcuni sciocchi, ma nel senso, lui spiega, un quarto d'ora, perché tanto durano le specie, di unione con me, ecco, che poi deve essere, per essere fruttuosa, ben preparata e ben vissuta, quindi preparazione, ringraziamento, il fervore, d'accordo? Altrimenti se uno fa una comunione sciatta, tiepida e abitudinaria, produce ben pochi effetti benefici. Cioè, comunque, nella migliore delle ipotesi, se ti sei preparata bene, fai una comunione che stai un quarto d'ora in intima
unione con me. Ma se fai la divina volontà, non stai un quarto d'ora in intima unione con Gesù, stai in ininterrotta unione con Gesù. Questo, ripeto, non vuol dire che non si può fare la comunione. Tutte le volte che si potrà fare sarà non la benvenuta, la più che benvenuta, perché comunque il massimo della nostra unione ordinaria terrena con Gesù. Ecco, però, ecco, e questo è, come dire, se uno conosce un pochino di teologia, San Tommaso d'Aquino dice che i sacramenti sono necessari alla salvezza, ma sono comunque strumenti di cui Dio si serve. E se vuole, quando vuole, come vuole, quanto vuole, ne può anche prescindere. Non voglio uscire fuori tema, faccio subito un esempio, no? La Chiesa insegna autorevolmente, insegna bene, che la salvezza è possibile anche per le anime che non fanno materialmente parte della Chiesa, ma ne fanno parte spiritualmente, cioè sono dentro con il cuore e non col corpo. Perché? Dice, perché ignorando senza colpa propria il Vangelo e il fatto che è necessario credere in Gesù Cristo e essere battezzati per aderire alla salvezza, tuttavia cercano sinceramente il bene, si sforzano di praticare il bene che conoscono, seguono sempre i dettami della propria coscienza, eccetera. Ecco. Allora, che cosa significa? Significa, cioè, che queste persone accedano alla salvezza, essendo comunque i sacramenti necessari per la salvezza, vuol dire che Dio gliene fa arrivare gli effetti, nei modi, nelle forme, poi non sappiamo questi in che senso accedono, le domande in particolari non ha senso farsene. Accederanno. Quindi vuol dire che gli effetti dei sacramenti che la Chiesa celebra possono arrivare a questi cari fratelli anche a prescindere dal loro contatto reale. Questo non autorizza a dire, capite sempre bene, allora se è così eliminiamoli e facciamoli almeno tutti. No, d'accordo, perché l'ordinarietà rimane sempre la regola. Ecco, però questa è un'altra scuola. Se Gesù ti vuole privare della Santa Comunione per ragioni indipendenti dalla tua volontà come questa, vuol dire che tu gli offrirai il sacrificio di esserne priva. E vuol dire che tutte le grazie che avresti ricevuto da quella comunione le riceverai altrettante, se non ancora di più, se tu vuoi fare la sua volontà. È chiaro che se ti impunti, se uno si impuntasse, supponiamo, dice no, signore, io questa cosa non la faccio perché mi sta bene tutto, ma come tu ben sai, io non posso rifiutare, non posso rinunciare alla tua presenza a fare la comunione. Quindi chiedimi qualche altra cosa, non posso accettare una cosa di questo genere. Provate a medesimarvi, no? Io me lo sto caricando un po', però se uno lo vede in un certo modo dovrebbe essere un bel ragionamento devoto, un bel ragionamento santo. Però ragionamento devoto e santo che ti porta lontano dal divin volere e ti porta vicino alla volontà tua. Quindi per quanto possa sembrare un ragionamento devoto e santo, non è benedetto da Dio perché è espressione di umana volontà. Anche Luisa, come vediamo, ha dovuto essere da Gesù purificata, perché, ripeto, quest'araba fenice che a volte risorge in maniera intelligente e apparentemente santa, potesse essere completamente neutralizzata in vista della missione che avrebbe ricevuto molto più avanti, di essere non semplicemente una vittima, ma anche l'apostola e la prima portatrice nel mondo della terza dimensione della divina volontà, il fiat santificante, che è il fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra.
Divina Maria, che sei un esempio straordinario di come questa virtù tanto piccola, ma quanto importante, tanto piccola apparentemente, ma tanto importante ai nostri occhi, sia necessaria per entrare nel regno del Divino Volere, e che tu hai praticato in grado eroico, insegnaci e ad esercitarla, a viverla, a dare questa forma di stop drastico e definitivo alla nostra umana volontà, e soprattutto di metterci dentro un recinto dove il demonio non può in nessun modo e per nessun motivo entrare. In questa unica forma di difesa e di tutela che noi abbiamo dalla sua astuzia e dalla sua cattiveria. Possa la tua materna bontà introdurci e mantenerci nella virtù dell'ubbidienza, per poter essere da Gesù liberati da tutti quanti gli ostacoli che si frappongono tra noi e la vita nel regno del Fiat Supremo. E la divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave.